Si sa che alla fine del IV secolo d.C. i Longobardi erano stanziati alla foce dell'Elba, nel nord dell'Europa. Si trasferirono quindi nell'attuale Ungheria e nel 568 invasero l'Italia, conquistando da subito l'Italia settentrionale. Nel 570 conquistarono anche gran parte del meridione, fino allora in mano dell'Impero d'Oriente, che l'aveva riconquistato con la guerra gotica. I Longobardi fondarono un regno con capitale Pavia. Tra i principali sovrani è da ricordare Rotari, autore dell'editto che raccolse le leggi della nazione longobarda. Nel 774 d.C., Carlo, re dei Franchi, poi imperatore del Sacro Romano Impero, pose fine al regno longobardo. Nel meridione, Arechi, duca di Benevento, autoproclamatosi principe, e i suoi successori continuarono a dominare le città e i territori di Salerno, Benevento e Capua fino all'arrivo dei Normanni alla metà del secolo XII. Fino all'VIII secolo l'elite longobarda preferì bassorilievi o sculture praticamente bidimensionali. Le realizzazioni del secolo successivo dimostrano la preferenza di un richiamo a modelli classici, come nel Tempietto sul Clitunno e nel Salvatore di Spoleto. Di gusto tipicamente orientale sono gli stucchi del Tempietto di Cividale. Un nazionalistico ritorno ai modelli germanici si ebbe a Capua nel X secolo. Tra le più interessanti realizzazioni pittoriche nell'Italia in età longobarda sono da segnalare gli affreschi della cripta dell'abate Epifanio nell'abbazia di San Vincenzo al Volturno, gli affreschi di Castelseprio e gli affreschi di Santa Sofia in Benevento. Ultimo frutto della produzione culturale sono gli affreschi di Sant'Angelo in Formis. La maggior fonte di conoscenza del modo di vivere dei Longobardi sono le tombe. In esse sono stati ritrovati oggetti della vita quotidiana, armi e in genere manufatti metallici, tra cui le celebre crocette d'oro. Produzioni di altissimo livello culturale tipiche dell'area longobarda meridionale sono gli Exultet. Sono rotoli pergamenacei, lunghi a volte fino a 9 metri, che erano utilizzati la notte della veglia pasquale, il sabato santo, all'accensione del cero, per proclamare la gioia della Chiesa per la risurrezione di Cristo. Il territorio di Grotta Minarda, in provincia di Avellino, fu abitato fin dalla preistoria. L'abitato attuale, nella frazione Fratta, sorse in prossimità di grotte naturali. Una di esse fu adibita a cripta della chiesa di San Michele, ancora oggi conservato il bel campanile medievale. Altri monumenti di interesse della cittadina sono la collegiata di Santa Maria in forme barocche del Settecento, la dogana aragonese del Quattrocento, l'importante museo antiquarium biblioteca in cui sono raccolti i reperti archeologici del territorio. Nel 570 d.C., Benevento, già importante città preromana e romana, divenne la capitale del ducato omonimo longobardo. La cattedrale sorse nell'area del Foro Romano. Conserva memorie longobarde. La chiesa di San Bartolomeo ospita le reliquie dell'Apostolo trafugate dal duca Sicardo nell'838. Il più importante monumento è la chiesa di Santa Sofia, sorta come monastero benedettino, celebre per la sua bizzarra planimetria. L'interno è costituito da colonne e capitelli antichi. Il monastero fu adibito a Museo del Sannio nel 1929,
tra le sue collezioni importanti monete e croci longobarde. Completa l'itinerario longobardo la chiesa di Sant'Ilario fuori Porta Aurea. La via sacra dei Longobardi conduceva da Benevento a Monte Sant'Angelo, sul Gargano, ove era apparso in una grotta l'Arcangelo Michele. L'itinerario parte dalle mura romane e poi medievali della città di Benevento. In esse si aprivano numerose porte. La Porta Aurea, costituita dall'arco che l'imperatore Traiano aveva realizzato nel 118 d.C. all'inizio della via che portava il suo nome. Percorrendo la via Traiana, i pellegrini longobardi raggiungevano Paduli, Buonalbergo, Casalbore e, valicato l'Appennino, raggiungevano il Gargano. L'Isclero è un fiume di circa 30 km che nasce dai monti del Partenio in provincia di Avellino e sfocia nel Volturno a Limatola, dove restano le chiese dedicate a San Michele, il borgo antico e il castello, di aspetto normanno e svevo. Sant'Agata de' Goti sorse nei pressi dell'antica saticula su uno sperone tufaceo. La cattedrale, sede diocesana dal 970, conserva elementi altomedievali nel portico e nella cripta. La chiesa di Sant'Angelo in Munculanis, di fondazione longobarda, ha il portico originario con capitelli del IX-X secolo. Altri capitelli sono nell'interno. A Bucciano, una grotta carsica alle pendici del Taburno, è da secoli dedicata a San Simeone e all'Arcangelo Michele. Anche Airola ha due chiese dedicate a San Michele. Arpaia, lungo l'Appia, conserva i ruderi dell'abbazia di San Fortunato dell'VIII secolo, il borgo cinto da mura e la chiesa parrocchiale di San Michele. All'atto della conquista longobarda, Capua era la città più grande della Campania. Lo testimonia il grandioso anfiteatro in cui essi realizzarono una cappellina cristiana. La città antica di Capua fu distrutta nell'841. La cattedrale di Santa Maria Capua Vetere fu ampliata da Arechi II nelle forme attuali a 5 navate. Conserva la lapide che ricorda la guarigione miracolosa per intervento dei topi del principe Enrico. Distrutta Capua antica, il vescovo, il conte e la popolazione si trasferirono a Sicopoli, anch'essa distrutta da un incendio nell'856 e quindi nell'attuale città di Capua. L'attuale Capua sorse per volontà del conte Landone secondo uno schema planimetrico progettato e pensato. Importanti sono le testimonianze longobarde: la cattedrale, il museo diocesano e, lungo l'asse principale di Corso Gran Priorato, l'area cosiddetta a corte con le chiese di San Salvatore Maggiore, di San Michele Arcangelo, a navata unica con cripta, di San Giovanni, dei Santi Rufo e Carponio e di San Marcello, che conserva la lapide di Audoald, primo conte di Capua. La Basilica di Sant'Angelo in Formis nel comune di Capua sorge alle pendici dei Monti Tifatini, sul luogo in cui era il grandioso santuario dedicato a Diana, noto nell'antichità fin dal VI secolo, di cui restano importanti testimonianze nella chiesa attuale. L'interno della chiesa è completamente decorato con affreschi
Asam Irtam nacque in età longobarda per sorvegliare dall'alto dei Rifatini il territorio pianeggiante. L'attuale cattedrale di San Michele Arcangelo è una realizzazione del XII secolo. Il campanile e il tiburio sono del XIII secolo. L'interno con colonne e capitelli antichi ha opere d'arte medievali. Completano la vista del borgo la chiesa gotica dell'Annunziata, i resti del castello, la torre sveva e le case quattrocentesche. Siamo alle pendici del Monte Matese, lungo il medio corso del fiume Volturno. Il castello di Gioia Sannitica, a circa 500 metri sul livello del mare, controllava la vallata. Il borgo fu completamente abbandonato all'inizio del XVI secolo. Gioia Sannitica conserva anche una grotta dedicata all'Arcangelo Michele, con interessanti affreschi del XII secolo. Uguale sorte toccò all'antico borgo di Rupe Canina, oggi Sant'Angelo ad Alife. Il castello, completato dai Normanni, fu abbandonato nel XV secolo. Importante la cappella di Sant'Antuono con affreschi del 1430. Anche qui è un'interessantissima grotta carsica dedicata al culto dell'Arcangelo Michele. Siamo nel massiccio montuoso di Monte Maggiore, nel preappennino campano, una zona dalla natura ancora incontaminata e dalle interessanti produzioni agricole. L'antica città di Trebula, sannitica e poi romana, fu distrutta probabilmente nel IX secolo. La grotta di San Michele Arcangelo a Profeti di Liberi conserva la memoria del culto dell'Arcangelo Michele ancora oggi. All'inizio dell'XI secolo sorse Ponte Latone, borgo medievale perfettamente conservato, importante per le architetture gotiche e del primo Rinascimento. Formicola assunse importanza a partire dall'età normanna. Il santuario di Santa Maria di Castello conservano interessanti affreschi medievali. Sul Gargano l'origine del culto di San Michele è narrato dalla leggenda del toro nella grotta sacra e dall'apparizione dell'arcangelo al vescovo di Sipunto. L'attuale basilica è articolata su più livelli, configurata in età angioina con il campanile, il portale e la grande scala, in cui sono i segni lasciati dai pellegrini di tutta Europa. Altre importanti opere d'arte sono le porte bronze del 1078, la navata gotica e, nella grotta, l'altare di San Michele con la sede episcopale. Il trono reale e la statua della Madonna col Bambino. Altri notevoli monumenti medievali sono le tre chiese contigue di San Pietro distrutta, di San Giovanni in tomba del XIII secolo con l'originale copertura e di Santa Maria Maggiore dal bel portale stile romanico. Il castello con la torre normanna e gli ampliamenti rinascimentali, l'antichissima abbazia di Santa Maria di Pulzano. L'antica Modicia, già prescelta da Teodorico per la costruzione di una residenza estiva, conobbe un momento di grande splendore con la regina longobarda Teodolinda, che fondò l'oratorio di San Giovanni Battista, di cui restano alcune sculture e la torre. Nel museo e tesoro del Duomo sono custodite straordinarie e celebri orificerie. Teodolinda donò, tra le altre cose, la corona votiva, la coperta d'evangeliario, la croce da girufo, la chioccia coi pulcini. Berengario I imperatore, la famosa corona del ferro, cosiddetta per la reliquia del chiodo della croce e la croce gemmata, il reliquiario del dente di San Giovanni è del 1300. Completano l'itinerario le testimonianze medievali di Monza, l'Arengario, le chiese, i ponti e le torri.
già importante città romana lungo la via Flaminia, Spoleto divenne capitale del ducato longobardo omonimo. Numerose le memorie longobarde nella città, nel Duomo, oggi in forme rinascimentali, nella chiesa di Santa Eufemia, oggi in forme romaniche, e soprattutto nell'importante Basilica del Salvatore, straordinario esempio di come i longobardi apprezzassero l'arte classica romana. Altro interessante esempio di classicismo recuperato in età longobarda è il tempietto sul clitunno. Ex occipo consci, viven sui domini, viven sui soci, viven. Salerno fu un importante emporio romano-bizantino. Il centro storico attuale conserva le memorie di quando Areghi II vi trasferì la capitale del Ducato di Benevento. In particolare è notevole la chiesa di San Pietro a Corte, con interessanti affreschi. La chiesa fu la cappella privata di Areghi II. Altro monumento che conserva la memoria del tempo di Arechi è il castello, in alto sul colle che domina la città. L'antica rota, attuale mercato San Severino, fu la sede di un Gastaldo, l'amministratore longobardo dei territori del re. L'itinerario si sviluppa da Mercato San Severino a Bracigliano alla riscoperta dei luoghi che conservano le forti memorie longobarde, le chiese, le cappelle, le corti. Il castello di Rota, oggi in forme tardo medievali, e la grotta di San Michele Arcangelo. Il territorio di Mercato San Severino, posto a controllo della valle dell'Irno, conserva importanti testimonianze medievali, come la chiesa di Santa Maria de Rota, con interessanti affreschi. L'itinerario prosegue passeggiando con i longobardi, riscoprendo le loro tradizioni, come gli alberi sacri, e termina con il pranzo alla corte del Gastaldo. Cividale fu il primo centro conquistato dai Longobardi quando giunsero in Italia. Sul suo sito sorgeva l'importante città di Forum Iuli. Cividale conserva importanti tracce medievali del suo passato. Fra esse spiccano le case medievali. Il museo archeologico che conserva importanti testimonianze dell'età longobarda, come la tomba di Gisulfo, le spade, le preziose fibule longobarde.
Straordinario esempio dell'architettura e dell'arte longobarda è il cosiddetto tempietto, con i celebri stucchi orientaleggianti. All'interno del Duomo è il Museo Cristiano, che conserva il celebre altare di Ratchis e il battistero di Callisto.